carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Lei è Maria. Ciao a tutti. In questo video andremo a parlare nuovamente di illusioni ottiche. Solo che a differenza dei due precedenti video che abbiamo fatto su questo argomento, non andremo a fare delle reazioni a delle foto o a immagini, ma andremo noi con mano proprio a riprodurre le illusioni ottiche più belle, più divertenti, più interessanti. Esatto. E prima di ricominciare vi ricordo di lasciare un bel like per supportare questo video, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E adesso iniziamo subitissimo con il video di oggi, che si dice adesso buona visione. Bene, possiamo iniziare subitissimo con questi esperimenti di illusione ottica. E per la maggior parte degli esperimenti ci serviremo di questa scatola magica, a cui non faremo pubblicità perché non ci hanno pagati. LOL. Abbiamo aperto la scatola, questa non ci serve più. E qui abbiamo il classico manuale che troviamo in tutti i giochi da tavola, che ci servirà per eseguire correttamente tutti gli esperimenti. Iniziamo subito con il primo, quindi giriamo pagina. Allora, il primo si chiama il pesciolino nell'acqua. Allora, prego, legga, legga. Cosa ti serve? Il bicchiere trasparente, il cartoncino con i pesciolini e quello a strisce. Cosa devi fare? Disponi il cartoncino in verticale dietro il bicchiere, versa l'acqua nel bicchiere fino a coprire il primo pesciolino in basso. Questo è il bicchiere, questi sono i cartoncini che adesso andremo a ritagliare. Eccoci con l'acqua, le forbici e niente, adoperiamo. A few moments later. Abbiamo ritagliato il nostro cartoncino e adesso lo andremo a posizionare dietro al bicchiere. Come potete vedere, adesso il pesciolino è ribaltato. Così torna nello stesso verso. Questo perché il bicchiere si sta appunto comportando come una lente convessa. Nell'esperimento numero 2 utilizzeremo quest'altro cartoncino. Come potete vedere, le linee sono dritte e oblique. In questo caso dovrebbero trasformarsi in delle onde. E funziona, funziona. Sono praticamente curve in questo momento, ma nella realtà sono dritte. Wow. Mentre come terzo ed ultimo esperimento col bicchiere d'acqua farò questo. L'acqua è scomparsa. Dentro e fuori in un batter d'occhio. Cosa ti serve? Cannucce, cartoncini, c'è non c'è? Ce li abbiamo? Eccoli. Allora, cosa devi fare? Ritagli i cartoncini e l'abbiamo già fatto. Sul retro di ciascuno applica una cannuccia con il nastro adesivo. E l'abbiamo fatto, ecco qui. Prendi il cartello fra le mani e, tenendole congiunte, sfregale avanti e dietro più velocemente che puoi. Bene, proviamo subito. Nel senso, provi tu. Sì, da questo lato c'è il pesciolino, da questo lato c'è la brocca. 3, 2, 1, go! Sì, si vede. L'effetto è, prego, ce lo dica. Il pesciolino risulterà dentro la brocca. Guardate, qui il pesce non c'è. Ecco, vedete? Che poi tra l'altro sembra Homer Simpson, giusto? Benissimo. Sembra. È probabile che a scuola abbiate studiato il disco di Newton, che comprende tutti i colori dello spettro della luce. Per lo svolgimento di tale esperimento avremo bisogno di una trottola, un Beyblade dei poveri. Andremo a posizionare il nostro disco sullo spinner in questo modo e con una forte forza centrifuga, come la lavatrice, con un'azione rotatoria, noteremo l'effetto. Visivo. L'effetto Serra. Allora, abbiamo posizionato questo, com'è che si chiamava? Disco di Newton? Sì. Ecco, ok. Sulla trottola. E quindi guarderemo l'effetto ottico. Io adesso farò una forza spropositata di rotazione e vediamo. 1, 2 e 3. Mentre se giriamo da questa parte, ecco qua, si vedono tanti cerchi concentrici. Esatto. Questo esperimento si chiama dall'alba al tramonto. Cosa ti serve? Il bicchiere trasparente. Cerca in casa una torcia elettrica, in questo caso useremo quella del cellulare, latte, poche gocce. Bene, abbiamo riempito l'acqua. Adesso andremo ad aggiungere qualche goccia di latte. Illuminando il bicchiere dall'alto dovrebbe risultare azzurro, mentre illuminando il bicchiere dal lato dovrebbe risultare rosso.
Il rosso noi sinceramente non l'abbiamo visto, però probabilmente la spiegazione a questa incongruenza rispetto all'esperimento scritto lì è che il tavolo sotto non è bianco. Sei triste? Un po'. Ok, allora buttati il latte in faccia. 70.000 like e Maria si lancerà il latte in faccia. Mi raccomando, lasciate un bel like, ok? Va bene. Il prossimo esperimento si chiama uno tanti infiniti. Cosa ti serve? Due specchi e li abbiamo. Sono piccolini. È un piccolo oggetto e io avevo questo in casa, quindi poi vedrete nei dettagli cos'è. Disponi due specchi uno davanti all'altro. Devono essere paralleli tra loro. Metti l'oggetto in mezzo ai due specchi. Quante immagini vedi ora? Come potete vedere, l'oggetto è in mezzo ai due specchi. Avete presente quando andate nei camerini e ad entrambi i lati ci sono gli specchi? Bene, questo è l'effetto che si verifica, un po' come Naruto. Ci siamo spostati in camera mia perché dobbiamo fare altri esperimenti qui. E di cosa si tratta? Abbiamo i nostri due specchi, quindi noi giocheremo con la simmetria radiale e la simmetria assiale. Quindi questa è un po' come la simmetria che fate a geometria a scuola, però meno noiosa. Per la simmetria assiale ci serve un solo specchio, in quanto va posizionato su quello che è l'asse. Qui abbiamo 4 volti. Posizionando lo specchio a metà di questi volti, dovremmo ottenere l'altra metà nello specchio riflessa. Ta-da! Anche la bambina. Vai sul clown. Eccolo qui. Sul ragazzo, su Goku, Goku fake. Per questi invece giocheremo con la simmetria radiale. Qui abbiamo una fetta di torta, uno spicchio di arancia e un petalo di un fiore. Posizionando i due specchi ai lati degli spicchi dovremmo ottenere una figura completa. Qui infatti adesso possiamo vedere l'intera torta. Qui abbiamo l'intera arancia. O mandarino. O pompelmo. L'intero agrume. Agrumo, agrume, agrumo. E agrumo o agrume? Commentate secondo voi qual è la parola giusta, noi vi metteremo il cuoricino al commento. Inoltre potete giocare con una vostra foto, ad esempio quella della carta d'identità, posizionando lo specchio esattamente a metà del vostro volto. Bene, siccome voglio mettermi in ridicolo, adesso prendo la mia carta d'identità e facciamo questo effetto ottico divertente. Qui ho la mia carta d'identità, super bella, sembro un kebabaro. Questo è il nostro bellissimo e affascinante Nick. Olè! Che brutto, sembra Wolverine, guarda il ciuffo. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quali sono state secondo voi le illusioni ottiche più belle. Inoltre fateci sapere quali altri video potremmo fare insieme. E adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram. Salutiamo Giuliana Raddi, Gamer0726, Emanuele Luigi D'Angelo, Alessio Gemma e Simone Sofio. Se anche tu vorresti essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!